Come era nel principio, ora e sempre,
nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto il mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. E manda, Signore, santi sacerdoti, ferventi religiosi alla tua Chiesa. Maria, salute degli infermi. Prega per noi. Ave. Sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come folgore e il suo vestito bianco come neve. L'angelo disse alle donne: voi non abbiate paura, so che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui. È risorto, infatti, come aveva detto. Venite, guardate il luogo dove era stato sepolto. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia, e manda, o Signore, santi sacerdoti e credenti di giusti sotto la Chiesa. Maria, salute degli infermi, prega per noi. Contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo. Mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo, mentre egli se ne andava. Quando ecco due uomini in bianche vesti, si presentarono a loro e dissero: «Uomini di Galilea, perché state a guardare in cielo? Questo Gesù che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo». Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisogne, nella tua misericordia, e manda, o Signore, santi sacerdoti, ferventi religiosi alla tua Chiesa. Maria, salute degli infermi, prega per noi. Ave. Contempliamo la discesa dello Spirito Santo sopra Maria e gli Apostoli riuniti nel Cenacolo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le bisognose della tua misericordia. Mandalo, Signore, santi sacerdoti e ferventi religiosi alla tua chiesa. Maria, salute degli infermi, prega per noi. Ave. Contempliamo l'assunzione in cielo della Beata Vergine Maria. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose
della tua misericordia. E manda, o Signore, santi sacerdoti, ferventi religiosi alla tua Chiesa. Maria, salute degli infermi, prega per noi. Ave. Della Beata Vergine Maria, Regina del Cielo e della Terra. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare su tutte le nazioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. E manda, Signore, santi sacerdoti, ferventi religiosi alla tua Chiesa. Maria, salute degli infermi, prega per noi. Ave Maria.
A te rimuoviamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici. Cristo, esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Santa Sposa del Giusto Giuseppe, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre degna d'amore, prega per noi. Madre ammirabile, prega per noi. Madre del buon consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Madre di misericordia, prega per noi. Madre della Divina Provvidenza, prega per noi. Vergine prudentissima, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio della santità divina, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Causa della nostra letizia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora tutta consacrata a Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre di Davide, prega per noi. Torre d'avorio, prega per noi. Casa d'oro, prega per noi. Arca dell'alleanza, prega per noi. Porta del cielo, prega per noi. Stella del mattino, prega per noi. Salute degli inferni, prega per noi. Salute degli inferni, prega per noi. Salute degli inferni, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei veri cristiani, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato originale, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Santo Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, esaudiscici, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. Per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci attristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore Dio: ecco, io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nella terra di Israele. Riconoscerete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe e vi farò uscire dai vostri sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete. Vi farò riposare nella vostra terra. Saprete che io sono il Signore. L'ho detto e lo farò. Oracolo del Signore Dio. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Carissimi fratelli, chi ha ascoltato la Santa Messa ha già udito la lettura di questo passo del profeta Ezechiele, preso dal capitolo 37esimo. Per chi dopo questo momento di preghiera vorrà prendere la Bibbia e leggere per intero il capitolo, perché è molto bello, molto interessante. E attraverso questa lettura, assieme all'altra che abbiamo ascoltato, presa dalla lettera di San Paolo, hanno fatto da sfondo al testo del Vangelo che ci ha parlato della risurrezione di Lazzaro. Ecco, i temi di questa liturgia quaresimale: Gesù, acqua che disseta, che dà il senso della vita, l'incontro di Gesù con la Samaritana, Gesù che è luce del mondo, colui il quale ci indica il cammino, e abbiamo letto il passo della guarigione del cieco nato. Oggi Gesù che è il Signore della vita, che noi rileviamo da questo miracolo della risurrezione di Lazzaro. Noi stiamo leggendo questi testi quaresimali, testi, non mi stanco di ripetere, che ogni anno noi leggiamo nella Quaresima. Noi quest'anno li stiamo leggendo all'interno di questo scenario terribile all'interno del quale si sta muovendo questa nostra vita da reclusi. Lo scenario di questa pandemia che ci fa paura. E stiamo cercando di vedere come la parola di Dio, volta per volta, se noi lo vogliamo, se noi prestiamo attenzione, ci aiuta a condurre la vita di questi giorni. Ci aiuta, ci sostiene. Sto ripetendo nei nostri incontri che Dio non ci salva dalla morte e dal dolore, ma Dio ci salva nel dolore e nella morte, nel senso che sta accanto all'uomo. Abbiamo stamattina ascoltato le parole del Vangelo: Gesù piange.
con Lazzaro, nell'episodio della risurrezione di Lazzaro, dice: questa malattia servirà perché voi possiate comprendere la gloria di Dio, dice ai suoi discepoli. Poi permette la morte, ecco il dolore delle sorelle, che quando lo incontrano lo interpellano: perché ci hai fatto soffrire? Tu potevi evitarci questo dolore. E Gesù si lascia pure interrogare, piange dinanzi al sepolcro. Ecco, le sorelle soffrono, ma Gesù soffre con loro, piange. Poi c'è la risposta, la risurrezione, con la quale dà una risposta immediatamente alle sorelle di Lazzaro, ma alla fine quella risposta è per tutti noi. Abbiate pazienza, ci dice Dio. State soffrendo, io soffro con voi, sto vicino a voi, piange con noi. Però coraggio, alla fine ci sarà il mio intervento e forse capirete tante cose. Dicevo stamattina, dobbiamo saper attendere con pazienza l'ora di Dio, nella preghiera, nella riflessione. E questo testo che abbiamo letto, preso da tutto il capitolo al quale adesso farò riferimento, capitolo 37, prendiamolo come augurio. In questa domenica, che è la domenica, chiamiamola della vita, dell'annuncio della vita, il Signore è il Dio dei vivi. Il Signore non ha creato il dolore, non ha creato la morte. Il dolore e la morte è la conseguenza del peccato. Il dolore e la morte sono entrati nella vita dell'uomo a causa del peccato. Lui è il Signore della vita. Prendiamolo allora come augurio questa lettura. Io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe e vi riconduco nella terra di Israele. Riconoscerete che io sono il Signore. Riconoscerete che io sono il Signore. Forte questa espressione, che ripete dopo alcuni righi: saprete che io sono il Signore, l'ho detto e lo farò. Ecco il conforto dell'uomo di fede. Ecco il conforto che noi attingiamo dalla parola di Dio. Vi dicevo che questo brano brevissimo che abbiamo letto, preso dal capitolo 37 del profeta Ezechiele, è una visione che Ezechiele, il testo è celebre, il campo sterminato, la pianura sterminata, dove ci sono delle ossa di morti. È Dio che invita il profeta: profetizza, profetizza, profetizza su queste ossa e annunzia: ossa inaridite, udite la parola del Signore. Profetizza allo spirito, profetizza figlio dell'uomo e annunzia allo spirito: Dio il Signore Dio, dice il Signore Dio, spirito vieni dai quattro venti e soffia su questi morti perché rivivano. Io profetizzai
scrive il profeta, e lo Spirito entrò in essi e ritornarono in vita e si alzarono in piedi, erano un esercito grande, sterminato. Prosegue, mi disse, figlio dell'uomo, queste ossa sono tutta la gente di Israele. I profeti, non lo dimentichiamo, parlano per immagini, annunziano le verità di Dio attraverso segni, visioni. Questa visione delle ossa che ritornano in vita. E il segno era il segno della ricostituzione del popolo, era il segno che il popolo sarebbe ritornato in vita, che avrebbe ripreso la sua dignità di popolo. Era il segno dell'avvento dei tempi messianici, quando verrà il Messia, ricomporrà. In questa immagine delle ossa inaridite, sparse su quella pianura dove Dio aveva condotto il profeta, noi possiamo leggere la nostra vicenda umana di questi giorni. Il mondo intero contagiato da questo virus. Siamo come ossa disseccate, siamo come ossa disperse, senza vita, buttate. Su queste ossa c'è la parola di speranza del Signore. Riconoscerete che io sono il Signore. Ecco, essi vanno dicendo, le nostre ossa sono inaridite, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti. Le sentite le notizie? Perdita di posto di lavoro, gente, ormai famiglie arrivate ormai al limite della tolleranza, non hanno più denaro per venire incontro alle necessità di ogni giorno. Tante iniziative che sorgono per prevenire problemi e difficoltà che potrebbero segnare catastrofe sociale. Le nostre ossa sono inaridite, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti. Quando ascoltiamo i numeri che escono inesorabili sugli schermi dei nostri televisori, abbiamo superato i 10.000 morti in Italia. Prosegue il testo. Perciò profetizza e annunzia loro. Dice il Signore Dio, ecco, io apro i vostri sepolcri. Saprete che io sono il Signore. L'ho detto e lo farò. E questa è la parola di speranza che consegno a tutti voi in questa domenica in cui celebriamo il Signore, il Dio della vita. Saprete che io sono il Signore. Come vorrei, l'ho già detto altre volte, come vorrei che dinanzi a tutte le parole di speranza che ci scambiamo, a tutte le politiche di aiuto
che giustamente vengono messi in atto e di ciò ringraziamo tutti coloro che si prendono cura, che pensano, che discutono, che decidono, che curano. Come vorrei che questa speranza tutti la fondassimo su Dio. Come vorrei che si dicesse: andrà tutto bene con l'aiuto di Dio. Non l'abbiamo mai sentito nominare Dio, non abbiamo mai sentito chiedere ufficialmente aiuto a Dio. Lo facciamo noi, suo popolo, nella fede e nella speranza, e gridiamo dal profondo del cuore: Signore, aiutaci. O Dio, vieni a salvarci. Signore, vieni presto in nostro aiuto, e sentiremo la parola di speranza che il Signore ci rivolge: saprete che io sono il Signore, io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, o popolo mio. L'ho detto e lo farò. Sì, Signore, noi speriamo in te, noi lo crediamo. Sì, Signore, noi ti attendiamo. Vieni presto, non tardare. Signore, in questo momento difficile per tutta l'umanità, minacciata dal coronavirus, che sta seminando paura, angoscia, sofferenza e morte, ti eleviamo dal profondo del cuore la nostra preghiera. Siamo pieni di speranza che tu ci ascolterai, anche se sembra che il tuo sguardo non sia più benigno verso di noi. Noi sappiamo che ci ami come padre e non ci abbandoni. Stendi la tua mano, ferma questo male che sta dilagando in tutto il mondo. Siamo tuoi figli, Signore, e tu come padre non puoi non ascoltare le nostre preghiere. Come in tanti episodi della storia della salvezza, manda il tuo angelo e fa cessare questo flagello. Cercheremo di far tesoro di questo tempo di paura e di dolore per riscoprire la strada dei tuoi comandamenti, dell'ascolto della tua parola, dell'amore che deve unirci tra noi, nelle nostre rispettive famiglie e in genere nella Chiesa, nella società. Te lo chiediamo, invocando l'intercessione della tua e nostra madre, Maria, che noi amiamo invocare sotto il titolo di Madonna della Consolazione. Non ci venga meno la sua consolazione, che sappiamo essere la tua consolazione e quella del tuo figlio Gesù. Intercedano per noi anche i nostri santi protettori. Amen.
Preghiamo. Signore Gesù, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima, benedetta la sua Santa ed Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Domani riprenderemo il solito orario, alle 5 l'adorazione, alle 19, alle 17 l'adorazione, alle 19:15 la Santa Messa. Vergine bella e santa, Madre di Dio, le grazie, Signore.